Qui con noi l'avvocato Roberto Biagini, presidente dell'Associazione Coordinamento Nazionale Mare Libero. Ma il mare e le spiagge sono un bene comune, perché serve un'associazione per poter garantire il loro uso? Abbiamo appurato che purtroppo il libero accesso sull'arenile in Italia è un'opzione, non è un diritto garantito a tutti i cittadini. Ci sono alcune zone della nostra bellissima penisola che sono inibite all'accesso alla spiaggia e di conseguenza all'accesso anche al mare. Quindi da qui anche il nostro nome Coordinamento Nazionale Mare Libero, perché chiaramente il mare è il fine, il mezzo è l'accesso obbligatorio sulla fascia, sul Lido e sull'Arenile. Conoscendoci tramite web in tutta Italia, abbiamo notato che non sempre la possibilità di accedere all'Arenile, di accedere alla Battise, di accedere al Lido del Mare, sia un diritto garantito da tutte le amministrazioni comunali e da tutte le amministrazioni regionali. Abbiamo sentito la necessità, l'esigenza di coordinarsi a livello nazionale, partendo dalle varie associazioni che già operavano a livello locale, e abbiamo deciso di coordinarsi, ripeto, a livello nazionale affinché ci sia una possibilità di una voce unica da far presente, da far valere alle autorità, politiche e amministrative, sia regionali che nazionali. Il coordinamento è nato alla fine del 2019, però avete già raggiunto parecchi obiettivi e ve ne siete prefissati altri. Ce ne vuol parlare? Innanzitutto, l'obiettivo principale è quello di avere un maggior numero di associati e di continuare ad avere adesioni. Diciamo che copriamo gran parte del territorio nazionale, diciamo così, bagnato dal mare, e chiaramente siamo maggiormente presenti all'interno di quelle località, di quei contesti dove maggiormente si sente l'esigenza di avere la garanzia di determinati diritti. Ad esempio, Rimini non ha i problemi che può avere la Versilia. La Versilia non ha i problemi che può avere Ostia, e Ostia non ha i problemi che ci possono essere nel Cilento, nel Salento, nella zona del Napoletano. Quindi ognuno è portatore di diverse esigenze, di diverse necessità contingenti. Ad esempio, a Rimini abbiamo un'insufficienza cronica di spiagge libere. I problemi del lungomuro di Ostia li conoscono a livello nazionale, purtroppo internazionale. La libera accessibilità sia nel Cilento, nel Salernitano, nel Sorrentino, nella zona di Pozzuoli e anche in determinate zone della Versilia, costituisce un problema di cui si assume una proporzionalità immanente anche anno per anno. E quindi abbiamo deciso di coordinare le nostre attività innanzitutto per sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale a cosa sia il bene demaniale, quali sono gli interessi pubblici da garantire e finalizzati per il quale vi è la tutela dei beni demaniali, e anche chiaramente avere delle iniziative più concrete come le diffide, come la richiesta di pubbliche evidenze di determinate concessioni ed eventualmente anche la proposizione di ricorsi ai vari tribunali amministrativi regionali e l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Il governo non è ancora pienamente insediato, però già si sta parlando, di Bolkestein e di come fare ad aggirarla. Per adesso è soltanto una pressione strumentale da parte di quelle forze politiche che adesso governano e che sono maggiormente pressate dalle lobby dei balneari. Considera che è un governo in chiave totalmente europeista, è un governo, tramite anche il Presidente del Consiglio, che conosce perfettamente, ripeto, perfettamente quello che l'Europa chiede affinché poi l'Europa possa aiutare in questo periodo l'Italia. La nota di messa in mora del 3 dicembre del 2020, quella che la Commissione ha notificato all'Italia, è esplicativa di tutto quello, è una summa giuridica e politica di tutto quello che l'Italia non ha fatto e di tutto quello che l'Europa chiede. Quindi è impensabile, a mio modo di vedere, che da un punto di vista politico e di sinergie con l'UE, anche il governo Draghi e soprattutto la persona di Draghi si possa genuflettere alle richieste della lobby e dei balneari. Molto probabilmente quelle forze politiche lo sanno e cercano di fare il gioco
controverso, no? Cercano di dire benissimo, auspichiamo questo, c'è un Ministero del Turismo con portafoglio, dovete fare in modo che l'Europa non applichi la Bolkestein e che le concessioni demaniali escano dalla Bolkestein. Falso problema. Indipendentemente dalla direttiva Bolkestein, ci sono i principi euro-unitari codificati nel trattato che in ogni caso debbono, in un orientamento e in un'ottica, ripeto, di libera concorrenza, di competizione del mercato, di trasparenza e di par condicio per la missione e la gestione dei beni demaniali, faranno in modo, in ogni caso, che vi possano essere ulteriori, secondo me, procedure di infrazione se l'Italia non risponde in maniera appropriata alla lettera di messa in mora e soprattutto ulteriori pronunce, ultima delle quali il TAR Abruzzi, sezione Pescara del febbraio del 2021, del 3 di febbraio, che non faranno altro che rimarcare e ribadire i principi euro-unitari e disapplicare chiaramente le proroghe che lo Stato in ogni caso ritiene di andare ad attuare. Grazie mille a lei e ai suoi collaboratori per quello che fate. Grazie a voi e a tutti i cittadini che ci danno una gran mano, anche con manifestazioni di solidarietà, perché è di questo che abbiamo bisogno, ma soprattutto abbiamo bisogno che la gente aderisca e si associ al nostro coordinamento, perché soltanto, diciamo, la forza propulsiva, l'impatto anche a livello di contraddittorio politico-amministrativo con gli enti locali nelle varie zone interessate a questi problemi è il nostro pregio, il nostro punto di forza, soprattutto questa capacità propulsiva che poi deve arrivare anche, ci auguriamo, ad attecchire a livello nazionale, politico e regionale per far sì che le norme cambino, perché non è possibile attingere soltanto alle soddisfazioni che può dare la giurisprudenza, chiaramente univoca ormai e consolidata per quanto riguarda la garanzia dei diritti. È necessaria un'attività costante di punzecchiatura, chiamiamola così, e di stimolo all'autorità politica, perché ripeto, non è pensabile che ci sia una supplenza totale della magistratura e soprattutto della giustizia amministrativa all'inerzia della politica nazionale e regionale.